Per la giornata 2020 dell'ambiente volevo ricordare a tutti noi l'enorme patrimonio di biodiversità che abbiamo in Italia. Più di un terzo delle specie animali di tutta Europa e quasi il 50% delle specie di flora. Uno degli strumenti più efficaci per la gestione di questo patrimonio è il sistema delle aree protette. In Italia ad oggi si contano 25 parchi nazionali, 29 aree marine protette, 148 riserve naturali dello Stato e tutto il sistema delle aree protette regionali. A queste aree si sommano anche i siti della rete Natura 2000, una rete ecologica nata dalle direttive Habitat e Uccelli per preservare habitat naturali, specie di animali e specie di flora, di interesse comunitario. La rete Natura 2000 in Italia occupa più del 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 7% di quello marino. E se si sommano le aree protette, nazionali, regionali e Natura 2000, si arriva a più di 9 milioni di ettari protetti in Italia. Il Ministero dell'Ambiente ha tra i suoi compiti quello di amministrare, di gestire e conservare questo patrimonio di biodiversità. E lo fa collaborando con gli enti gestori che se ne occupano e promuovendo progetti di ricerca. Il CREA, Centro di Ricerca, Difesa e Certificazione di Firenze, collabora con il Ministero dell'Ambiente in progetti di conservazione della natura che sono stati in particolar modo indirizzati alle specie protette di insetti. Gli insetti sono un gruppo particolarmente importante per il funzionamento degli ecosistemi e anche particolarmente minacciati. Nell'ambito di questi progetti sono stati sviluppati protocolli a scala nazionale per il monitoraggio delle specie protette di insetti di interesse comunitario che vivono nelle nostre foreste. Inoltre sono stati coinvolti i cittadini nella segnalazione della presenza di specie protette nella nostra penisola. Recentemente è stata siglata una convenzione con l'Arma dei Carabinieri, il Raggruppamento Biodiversità, per la verifica dello stato di attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000, compresi all'interno delle riserve naturali statali.